Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, si è svolta un'altra sessione chirurgica del programma sociosanitario Benessere Uomo, che prevede fra le altre iniziative degli interventi di chirurgia andrologica e protesica a cura dei chirurghi urologi. Professor Michele Ruoppolo, direttore dell'unità operativa di urologia e andrologia, e il professor Gabriele Antonini dell'Università La Sapienza di Roma. Per l'operazione che devo avere adesso, devo fare, sì, è un impianto di diciamo sostituzione all'impotenza virile causata da un tumore che ho avuto alla prostata e che logicamente, togliendomi tutto quanto, ho avuto sia un problema di carattere incontinenza e sia mi hanno tolto la virilità, mi hanno tolto diciamo quella parte alla quale l'uomo tiene di più, poi se vogliamo, insomma. So benissimo che è una cosa che è veloce e che quindi viene fatta in modo abbastanza sicuro e sereno, e quindi devo dire che il saluto che vi faccio è quello di poter apprezzare il lavoro che fanno in questa clinica, in questo ospedale, e quindi informarsi e magari evitare di chiudere la propria vita magari in una situazione di impotenza, quando c'è la possibilità invece di poter avere la continuazione della vita come uomo e quindi come maschietto. Anche quest'oggi siamo qui con l'amico professor Antonini per una seduta, questa volta veramente intensa, di chirurgia dei genitali. Infatti abbiamo cinque pazienti che hanno una disfunzione erettile per varie cause e a cui verranno impiantate protesi tricomponenti. Si tratta di casi molto complessi, perché alcuni hanno dei recurvatum, cioè degli incurvamenti dell'organo sessuale, per cui oltre al deficit dell'erezione hanno anche questo grave incurvamento che non gli permette di avere una vita sessuale normale. Altri sono pazienti che sono stati precedentemente operati di interventi radicali per il cancro della prostata e quindi hanno una disfunzione erettile che gli ha impedito qualsiasi approccio sessuale. Per cui oggi col professor Antonini continua la nostra collaborazione, che ormai in 3 anni di intensa attività ci ha portato a operare 40 pazienti, per cui Agrigento, come abbiamo già accennato più volte, ormai è all'avanguardia ed è il primo centro della Sicilia per impianto protesico, e anche nel panorama nazionale si distingue per l'attività, un'attività che rende molto soddisfatti i pazienti. E io a questo punto devo dire grazie in primo luogo all'amico professor Antonini, che con la sua collaborazione ci spinge e ci guida a nuovi traguardi chirurgici. Devo ringraziare anche la nostra azienda ospedaliera di Agrigento, l'ASPAG, nella persona del direttore Mancuso e del commissario Zappia, e tutti i nostri collaboratori, medici e infermieri, che appunto profondono il loro impegno per la soddisfazione di questi pazienti. Un ultimo ringraziamento anche alla ditta che ci fornisce queste meravigliose protesi, con cui veramente i pazienti possono riprendere una nuova vita sessuale. Ma io concludo velocemente. La maglietta parla da sola, l'abbiamo fatta apposta. In Sicilia, Agrigento, primo centro siciliano per l'implantologia protesica peniena, questo grazie alla lungimiranza del direttore Michele Ruoppolo, della direzione generale, della direzione sanitaria, che ci sta dando questa grandissima opportunità qui in ospedale per tutelare la salute sessuale dei nostri pazienti. Grazie ancora Michele, e speriamo di continuare alla grande questo percorso. Certamente.